E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi, fedelissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi, sono onorato di essere qui per presentarvi un gioco un po' vecchiotto, ma l'ho provato e mi è piaciuto molto e volevo condividere sul nostro canale queste informazioni. Stiamo parlando niente poco di meno di Counter-Strike Global Offensive, conosciuto come CSGO. È il seguito praticamente di Counter-Strike Source, annunciato il 1° settembre del 2011. Il gioco Counter-Strike Global Offensive è praticamente uscito il 21 agosto del 2012, quindi un bel po' di tempo fa, quasi un anno fa. È stato sviluppato dalla grande Valve. Lo trovate in offerta a 5,50 € su Steam. Il gioco contiene contenuti classici presenti nei precedenti capitoli, ma anche mappe, modalità di gioco e personaggi completamente nuovi. Il motore grafico è proprietario della Valve, è il Seattle Base Hidden Path Eternament. Scusatemi ragazzi, però un nome così cazzuto per un motore grafico, veramente non so chi abbia potuto inventarselo. Cioè, voglio dire, ragazzi, è pronto lo sviluppo del Seattle Based Hidden Path Tournament? E la Madonna! Spero lo chiamino semplicemente SHPE. Era meglio, insomma. Va bene, bando alle ciance, diciamo. Parliamo di questo gioco. È un gioco praticamente immediato e privo di fronzoli. Counter-Strike Global Offensive è uno sparatutto multiplayer basato sul raggiungimento di obiettivi. I giocatori possono scegliere se schierarsi praticamente fra terroristi, che vanno molto di moda in questo periodo, porca puttana, oppure antiterroristi. E cercate, diciamo, di completare l'obiettivo oppure eliminare l'intero team nemico avversario. Il motore grafico è di una fluidità e semplicità mostruosa. Pensate che io ci gioco a 200 FPS, avete capito benissimo. Questo vi fa capire come funziona bene il motore grafico. Anche se, diciamo, non è che è ricco di dettagli, ma chi se ne frega dei dettagli quando hai una giocabilità e una risposta del game molto molto valida. Questo ovviamente permette di fare evoluzioni incredibilmente veloci, dando al gameplay un grande controllo e soddisfazione. Questo un pochino ci fa riflettere. Bella tanta grafica oppure magari meno bello ma strafigo e veloce? Bah, questo lo lascio decidere a voi. Per quanto riguarda le armi, sono divertenti e diversificate. Adoro tantissimo, perché è la prima volta che lo trovo, il fucile a canna mozza, arma siciliana per incontri ravvicinati. Guardate qui, è fantastico, veramente. Bene, passiamo adesso proprio a, come dire, alla pratica del gameplay. Ragazzi, che vi devo dire, con questo fucile a canna mozza mi sento proprio l'anima siciliana. Io mi ricordo di mio padre. Una mattina andammo in piazza. No, e incontrammo uno tutto vestito elegante. Chiese: che ore sono? E papà gli sparò in pieno petto, ammazzandolo. Io dissi: minchia, papà, perché gli hai sparato? E lui mi disse: non avevo l'orologio. Come minchia faceva a sapere che ore erano? Per non fare brutta figura, gli sparai. Papà, era sempre stato un simpaticone, una brava persona che mai si faceva cogliere impreparato. Era rispettato da tutti perché generoso, aveva le sue manie, per esempio la sua lupara, questa qua che vedete, mamma che soddisfazione che dà, la chiamava Maria Pia. Erano, come dire, inseparabili, forse mamma ne era addirittura gelosa. Mi diceva sempre: le femmine tutte bottate solo di Maria Pia carica ti puoi fidare. Un romanticone, ragazzi, che vi devo dire. Mi ricordo un'altra volta, un giorno, andammo a caccia. Avevo solo 8 anni e portavo il fucile che mi aveva regalato papà. Mentre stavamo inseguendo dei conigli bianchi, saltò fuori, non lo posso mai dimenticare, da un cespuglio una guardia forestale vestita di nero, che disse: fermi tutti, non potete cacciare in quest'area riservata. Papà si girò e boom,
gli sparò. Io gli dissi così spaventato: papà, ma che cazzo fai? Che hai fatto? Perché gli hai sparato? E lui mi rispose sorridente e calmo: per un coniglio nero l'avevo preso. E beh, papà era una persona rispettabilissima, diciamo un filosofo generoso che ti insegnava con i gesti più che con le parole. Un vero capofamiglia, come ci si doveva comportare nella vita. Uomini così, purtroppo, non ce ne sono proprio più. E va bene, va bene, va bene, ragazzi. Questo gioco, ecco qui, alle spalle. Toh, via! Su, caminchia! Aia, in testa mi ha preso. Babolo cecchino! Ma i cecchini non fangono in Sicilia? Non lo so, se ci sono cecchini. A noi ci piace andare a caccia, perché ci piace mangiare il coniglio buono. Qualche volta riusciamo a prendere anche qualche... Guarda questo coglione che cazzo stava facendo. Ma ci piace, volevo dire, prendere anche qualche peccinchiale, no? Il cinchiale è bello perché è saporito, facciamo la salsa, no? E è buono perché è buono, Guarda questo, un cecchino, Ma che cazzo vuoi fare, coglione? Io sono mujahideen, anche se sono in teppe un po' siciliano, Come cazzo faccio a prenderlo a questo che è troppo lontano, diciamo? Mi ha ucciso l'amico coglione, va bene, adesso... Vi faccio vedere io perché se vengo a prendervi, come si dice, a cacci in culo vi piglio, tutti e due, perché non vale, ciao, l'uparata ambietta ti piglio, salutami a tua sorella, femmina da letto tua sorella, per non dire che è una grande bottana, ma ucciso. Questo è fratello, va bene. Può capitare in questo gioco di morire, cioè non sono mica immortale, voglio dire. Guarda, cecchino laggiù, come cazzo spara questo? Oh, bella! Headshot con un fucile a pompa, non lo so se tutti lo sanno fare. Io lo so fare, però ci vuole anche un po' di battaglia. Guarda sto figlio della mignotta che spara dall'assù e ammazza tutti. Sei andato a trovare i santi, Sei moccio, sì, sei proprio moccio. Andiamo a congiolare, dove sei il coppo? È sparito. E chi è questo? La santissima dignità che sparisce. Toh, pigliatevi ste botte in culo, va. Toh, muori, stronzolo. Mujahideen siciliano. È ancora peggio perché non perdona. Te, muori, coglione. Dove cazzo sono i nemici? Scappano. Dove minchia siete? Venite fuori, cacasotti. Ti piace, pistolettate te piglio, va. Vieni, cecchino di merda. L'ho visto, vieni avanti. Vieni, che li faccio la soppesa, toh. Ti è piaciuta questa supposta, Ti brucia ancora, Vieni, vieni avanti, coglione. Per chi mi hai preso? Per Babbo Natale? Sono molto... Aia, mi hanno ammazzato. Non bisogna strafare in questo gioco. Come in tutti i giochi. Se strafai, poi fai la fine del minchione. Perché è così. Bisogna ammazzare così, sempre con educazione. Fare la differenza. Perché... Che cosa volete vi dico? Minchia, con questo fucile mi sento potente. Potente, mi ricordo di papà. Papà era eccezionale perché lui, come devo dire, ti diceva le cose più romantiche. Diceva, che cavolo ne so, che ore sono? Non lo so, ti sparava. Era proprio un tipo, dove cazzo scappa questo? Ehi, coglione, girati, no, mamma mia, dove cazzo andavi tu? Non lo so. Vabbè, c'è gente in giro che non lo so proprio dove. Guarda questo, guarda. Vieni Tarantino, vieni. Aia, mi ha ucciso il fratello scemo. Volevo fargli la sorpresina. Purtroppo non mi è riuscito. Ma dove sono? Questi scappano. Boh, si mettono paura. Non camminano, camberano. Perché si cagano addosso, vedi? Si nascondono e. Che è giusto che si cagano addosso. Perché quando giochiamo un Jaidin, diciamo che. Che devo dire? Sei già morto, no? Tu cammini, ma sei morto. Guarda là, i due coglioni, va. Che cazzo fai lassù? Che cretino? Dietro la monnezza. Qua in mezzo, nella monnezza devi rimanere, coglione. Si nasconde, camberone di merda, figlio di bottana zoccolo. Aia. Va bene. Guarda, guarda, la banda dei coglioni. Tutti nascosti nelle caserelle, cacasotti. Su caminchia. Vabbè, vi vengo a prendere.
Va bene, ragazzi. A parte lo scazzo incredibile, il divertimento globale che mi sta dando questo videogioco, molto carino, lo consiglio a tutti per 5 euro. Veramente fatto per il puro e crudo e veloce divertimento. Va bene, spero vi sia piaciuta anche questa piccola recensione, questa piccola interpretazione siciliana con questa lupara da fuoco. Bellissima, devo dire che ritorna grande soddisfazione. Con questo è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta. A presto e ciao.